Raga, se anche voi avete comprato una Spectral come me o un'altra bici abbastanza base, vi siete trovati montato un Fox Float X o un Float di HX, oggi vi farò vedere come fare un grosso upgrade. Si tratta di questa robina qua. Sostanzialmente il vostro ammortizzatore, anche se vi permette di regolare soltanto il rebound o la chiusura grazie alla valvola X, in realtà ha montata la valvola anche per gestire le compressioni a bassa velocità. Tuttavia non vi viene permesso di farlo perché al posto della rotellina viene messo un cappuccio. Oggi andremo a togliere il cappuccio e mettere la rotellina in modo da sbloccare questa regolazione sul nostro ammortizzatore. Questo è il nostro paziente, una Spectral All 5 del 2022, montata appunto con il nostro Fox Float X. Come vedete qua c'è il cappuccio, niente valvola. Ricordo che questa modifica sarà solo esterna, questo perché tutto il meccanismo della valvola in realtà è già presente all'interno del mono, e ciò significa che non dovremo stare a spurgare, cambiare olio, revisionare l'ammortizzatore. Ci basterà letteralmente togliere un cappuccio e mettere l'altro. Prima però diamo una veloce pulita all'ammortizzatore. Ora, di cosa abbiamo bisogno per fare questo upgrade? Sicuramente del kit fornito direttamente da Fox. Io l'ho trovato su internet, su Ridewheel, altrimenti, cercate un po'. Dei cacciaviti che ci aiuteranno a togliere il top cap. Del grasso. Non serve un grasso specifico in quanto non andremo a lavorare sulla parte interna dell'ammortizzatore. Non dobbiamo usare il grasso per ammortizzatori perché fluidifica molto facilmente con le alte temperature, cosa che va benissimo all'interno ma non all'esterno. Nel mio caso userò del normalissimo grasso al teflon, quello che uso anche per il telaio. E un pennellino per renderci la vita un po' più facile nell'applicare il grasso. Pennellino piccolo perché, come vedete qua, sono veramente minuscole le componenti. Quindi iniziamo a togliere il top cap. È su a pressione, quindi è normale che farete parecchia fatica. Sarei molto tentato di dire parecchi nomi al nostro amico immaginario in questo momento. Dai che è quasi fuori. Ehi no, ci siamo quasi, Ok. Ora so che probabilmente dalla GoPro non si vedrà molto, però come vedete qua c'è già la valvola. E il nostro Firmix non è nient'altro che un qualcosa che la chiude all'istante probabilmente. Questa qua, andando ad avvitare e svitare, ovviamente salirà e scenderà di un po', come ogni vite. Il Firmix agisce semplicemente mandandola giù tutta di colpo, quindi chiudendola. Infatti il blocco delle sospensioni che vedete sia su forcelle che ammortizzatori non è nient'altro che un indurimento delle compressioni a bassa velocità. Infatti, anche se non avete il blocco, quando pedalate potete chiudere tutta la valvola delle basse velocità e otterrete lo stesso identico risultato. Fate molta attenzione a non perdere tutti i micro componenti che ci sono dentro. E ora dobbiamo montare il tutto. Come funziona? Avremo quattro gruppi composti da un cilindretto, una molla e una sfera. Nel kit in realtà c'è una sfera in più. Questo perché dovrebbe andare qui. In realtà è già presente, quindi non serve. Ora iniziamo a prendere il grasso. Ne dobbiamo applicare un po' in ognuno di questi buchi. Successivamente prendiamo un cilindretto. Vedrete che da una parte è chiuso e dall'altra aperto. Nella parte in cui è aperto ci infileremo un po' di grasso. Dopo averlo ingrassato metteremo la mollettina all'interno. Usiamo un pochino di grasso per incollarlo e tenerlo in posizione. E mettiamo anche la pallina. Ecco che la stavo perdendo. Una volta fatto ciò, facendo molta attenzione a non far cadere nulla, infiliamo il cilindretto in uno dei fori, con la pallina rivolta verso la valvola. Spingete pure, tanto verrà bloccato dalla valvola per l'appunto. Ripetere questa operazione per 4. Mannaggia quel dio che conosco io, ho perso una mollettina. No, ok, era ancora nella confezione. Meno male! Ok, tutti e quattro i cilindretti in posizione, possiamo passare al tappo. Io per sicurezza vorrei ingrassare un po' intorno. Ora, facendo attenzione che il tappo è sagomato, stessa cosa la valvola, quindi avrà una direzione, potrete mandarlo dentro in un solo modo. Mandandolo dentro ovviamente spingerete fuori i pistoni perché verranno spinti fuori appunto dal tappo. E ora niente, dovremo trovare la quadra per far entrare il tappo. Come vedrete si fermerà sui pistoncini, quindi ora tenendo premuto il tappo andremo a spingere dentro un pistoncino alla volta. Vi assicuro che vederla fatta su YouTube da altri era molto più facile. Ok, abbiamo basse velocità. Tutto intorno, come vedete, ci sono dei numeri e qua c'è una specie di freccia. In questo caso io l'ho regolata su 4. Ora rimontiamo il mono e vediamo se effettivamente serve qualcosa. No, dai. Mi raccomando raga, poi non fate gli animali e stringete sempre con la dinamometrica, soprattutto se magari avete il telaio in carbonio. Voilà, giù la bici. Ora innanzitutto la risettiamo un po' di enduro perché l'ultima volta ci ho fatto un po' di salti. Poi proviamo a sentire anche a mano se c'è un po' di differenza. L'ho impostato su 0, quindi tutto chiuso. Ok, proviamo a metterlo su 10, quindi tutto aperto.
Sì, la differenza si sente. In realtà da tutto aperto a tutto chiuso mi aspettavo più differenza. Però vabbè, è un ammortizzatore base, quindi posso capirlo. Proviamo a farci un test anche in pista. Con la nuova o con la vecchia? Se facciamo con la vecchia abbiamo già delle sensazioni e capiamo come siamo in bici. Se facciamo con la nuova invece risettiamo tutto, dai, con la nuova proviamola. Ora proviamo sta valvola. C'è giù un fango della vita. Ah, ma era qua il salto. Che cazzo? Ah, dovevo mettere l'impermeabile. Non ci sono ancora le sponde. Mi sa che col bagnato questa ora è un po'... Ah, gelega. Porca troia! Pensavo di fare la chicken. Ostia, simpatico! Madonna! Figa, i bei vecchi tempi del tubo. Madonna, no basta. Cioè in realtà è anche divertente così col fiume, perché rimane più pulita che col fango, giri meglio. Ma dove siamo? A Caldirola. Che buono. Sono dimenticato di girare la regolazione per vedere com'era, se cambiava. Comunque di default la regolazione ce l'avevo su 4. Mi ero già fatto un giro serale nei sentieri che conosco dietro casa per provarla un po' più aperta e sul bagnato poterla aprire, tanta roba. Ho già notato i pezzi dove facevo fatica, anche entrando sbagliato da freddo. Mi ha salvato un fottio. Questo perché me l'avevano montata di default molto chiusa, che va bene sull'asciutto. Provo a chiudere le basse, vediamo se cambia. Vai, sempre. Fatto male. Riaperto un po' le basse. Allora, ho giocato sui 3-4 click. Secondo me, nel mio caso, visto che la regolazione di base era molto chiusa, ho fatto bene a testarla sul bagnato, perché sul bagnato è bene tenerla un po' più aperta. Infatti, prendendola di 3-4 click, sentivo il cambio di feeling. Non era un altro ammortizzatore, ovviamente, perché l'ammortizzatore è lo stesso, però rispondeva in maniera leggermente diversa, come giusto che sia, dopo che gli dai 3-4 click sul bagnato che gli ho aperti. Quando tornerò sull'asciutto, visto che si va più forte, serve un ammortizzatore più sostenuto, perché tanto il grip ce l'hai dal fatto che è asciutto, sicuramente lo richiuderò e non sentirò la differenza rispetto a prima. Quindi è un upgrade che consiglio? Sì, vi dà una possibilità in più che non fa mai male. È un upgrade che sentirete, dipende dove girate, quanto girate e come avete settato il mono prima di farlo. Che cazzo è successo alla bici? Si è rotto qualcosa. No, boh, a scendere, non so se ho preso dentro un sasso che mi è rimasto un po' lì. Ho sentito. Ah, sentivi ti. Non è che hai beccato una puntina, perché qua mettono le puntine intanto. Guarda qua che bello. È un vecchio che c'ha il terreno di sopra. Vecchio stronzo. Mo che fu? Se tiene, andiamo. E lascialo dentro. Per forza. Se la tolgo perso. Ma si sa chi è il vecchio che lo vado a prendere. Guardate qua, voi figli di puttana. Fa tanto rumore. Non lo so, è che secondo me a pedalare, comunque a girare si muove, uscirà l'aria, quindi non so se arrivo su. Ci provo. Poi se lo becco, faccio l'agopuntura. Dai, almeno ho la scusa per cambiare il copertone. Se lo becco lo inculo, se lo becco lo inculo, sì. A freddo, anzi no, col fango poi io provo. È quasi a terra. Chiodo è quasi rientrato. Noi ne dobbiamo scendere. Vedremo se becco chi mi ha messo i chiodi. Lo inculo con i sassi. La parte buona è che con la gomma buca non ne sento di sassi.
sbagliato linea. No, no, però quasi. Ho cercato di farmela tutta stando più sull'anteriore. Giusto per la cronaca, questo è il chiodo che ci ho trovato dentro. Nice, boy.